cortometraggio nasce dal fatto che effettivamente in strada, quando guidiamo, nasce in noi un'inspiegabile violenza. Si arriva a augurare la morte tranquillamente a una persona che ti sfiora la macchina, quando invece se sei al bar metti e qualcuno ti versa addosso, che ne so, il caffè, rovinandoti completamente il vestito, sei disposto a perdonarlo immediatamente. Ci vorrebbe una bella epidemia che vi stermina tutti, come nel Medioevo. Siamo troppi. È verde! Strappona! Tra l'altro l'idea proprio di questo corto, di persone che si insultano, creando questo moto perpetuo, nasce invece da Paola Minaccioni, che quando mi ha parlato di quest'idea mi ha trovato subito predisposto a realizzare qualcosa. No, no, è pulito, non lo vedi che è pulito? È pulito! Moto perpetuo. Questo corto nasce un po' dalle frustrazioni mie di Lillo al volante, forse dalla nostra violenza repressa che sfoghiamo poi in macchina. E 2 anni fa io sono andata a Lillo e ho detto: ah no, sai Lillo, volevo fare un corto, che c'era uno che sta in macchina, che subisce delle infrazioni. E nella mia idea praticamente il dialogo era tutto sta stronza, sto stronzo, sta stronza, sto stronzo, proprio sintetico così, cioè, così, avevo pensato così. Poi quella subisce l'infrazione così. E Lillo è entusiasta, per cui, perché è pazzo, perché è mio amico, quindi si entusiasma. Ma quella griglia dietro cos'è? Mamma. Odore? Chuck. 2-3 secondi. Azione, vai. Ogni volta diventa una bestia, vai. In macchina non ho proprio... Cioè, ma proprio anche pesante, proprio, capito? E poi dopo un secondo ovviamente ti passa. Un po' di sguardi da questa parte, un po' da quest'altra. È un po' tardino però, eh? Proprio che non capisce, capito? Cioè, non prendo per niente in considerazione che potevi essere te, cioè, là. Manco se me lo dici. Solo che non ero truccata. Minacciosi. Però ero io. Ma io direi che Moto Perpetuo è il titolo perfetto per questo corto, perché è la realtà, è questo rinnovarsi ogni giorno di guerre metropolitane in tutte le città del mondo, perché penso che qui prendiamo spunto da un pezzo di Roma, un pezzo delle strade di Roma, però in realtà anche a Sydney, anche a Hong Kong, magari con le loro espressioni più o meno colorite che avranno anche loro, si divertiranno a passare la mattinata dentro la macchina come facciamo tutti quanti per andare a lavorare o per raggiungere i propri cari. Delle parolacce in mondo, ho sentito. Paola, è una buona cosa. Vada, vada, spero che le venga un ictus al più presto. Lillo, e guarda caso in macchina ci si trasforma, non si sa com'è. Magari il giorno prima si è fatto, mi levo questo coso perché sembro un cyborg malato di mente che gira per strada, invece non è così. Magari il giorno prima si è fatta l'iniziativa a favore della ricerca sul cancro, oppure si sono raccolti fondi a favore delle popolazioni meno abbienti, e il giorno dopo, esattamente 2 ore dopo, appena si finisce di lavorare o di fare qualunque altra cosa, si sale in macchina e si diventa dei mostri. Ma dove vai con sto motorino, che te possi andare a ammazzare te qua, scema, che te porti dietro, che non sa le corna che te mette qua, cozza schifosa. Disgraziato, maledetto da Dio, che te passavi via il corpo adesso! Non la vedi che c'è la fila? Ciao, buon anno, auguri. Ecco. Senti, io... Subito. Io ti devo chiamare perché voglio giocare ai dadi con te. Ai dadi vuoi giocare? Giocavo, dai. No, non so se ti conviene, però. Faccio 30 secondi di training prima del Chuck. Mi diceva: oh, ma che cazzo, ma che ti sei partito di capoccia, ma come ti permetti? E tutto il personaggio. Questo è il metodo Stanislavski, Strasberg, insomma, americano comunque, cioè Stanislavski è russo, però
diciamo, una rivisitazione americana del metodo Stanislavski, anche un po' Meyer con l'étude biomeccanica teatrale, così, capito? Ma che cazzo? Beh, mo mi sono rotta il cazzo, bene, ci vado. Puoi anche scendere dalla macchina e poi ricordare. Sì, sì, la faccio tutta di seguito la faccio. Però questo è un fenomeno che non riguarda solo le grandi città. Io ho riscontrato questa violenza inaudita anche in persone che abitualmente guidano in provincia, cioè in città poco trafficate. Quindi non dipende nemmeno dal traffico, dipende proprio dallo stare in macchina. A me fanno paura quelli che alle 11 di mattina stanno incazzati neri in macchina. Una volta un benzinaio, uno, ti giuro, è venuto convinto che c'era prima lui a fare benzina, mi è venuto addosso da fermo al motorino. Claudio Gregori, Greg, tu hai fatto un cameo in questo corto. Sì. Mortacci tua! Allora? Che devi fare? Allora? Vuoi litigare? Sì, che non morta! Le mani addosso, ma si no! Ma si deve le addosso, mani addosso, no! No. Ti porca di questa, ti! Sette! Fate venire a raccogliere. Io ho due tipi di rabbia, quella frontale, quando proprio ho la persona davanti, in genere parlo in un italiano anche pulitissimo, divento acidissima, e parlo, do del lei o del voi, dico ma guardi lei evidentemente ha un problema, così, invece in macchina proprio veramente l'orco, perché è più facile, perché sei protetto, magari non te sentono e comunque puoi sempre mettere la prima e scappare, no? Devi dire, l'ho visto, quando dici, l'ho visto che è verde. L'ho visto che è verde, datemi tempo, teste di cazzo. Questa qua la diceva sì, la deve finire qua di questa. Già, non va. Questo copione, cioè le parolacce, le persone che inveiscono, quello che ti taglia la strada, quello che passa col rosso, quello che ti suona dietro, appena diventa verde, queste cose ormai sono luoghi comuni, si rinnovano come un moto perpetuo all'infinito, ogni mattina, ogni sera, al rientro dal lavoro, in tutto il mondo, è sempre uguale, è veramente un moto perpetuo, il titolo perfetto. Fammi la battuta adesso, voglio vedere lo zoom. Azione. Sto attento con le parole, eh? Attento! Ma io te romper culo te sfondo! Ecco, vattene che è meglio! Oh, e datemi tempo, no! Ho visto che verde teste di cazzo! Brava, brava! Guardi il cellulare! Mi ha tagliato la strada, imbecille! Vada, vada! Spero che le venga un ictus! Sto stronzo! Ma non lo vedi che non ci passi, imbecille! Testa di minchia, sei un testa di minchia! Dana, vai a battere invece di guidare!